non c'ho voglia di fare altri 10 ore di allenamento per portare dagli 30 tutti quanti, non c'ho proprio voglia, mi dispiace, ma finisce qui, me ne lavo le mani, addio. Allora, il fatto è questo, oggi c'è la partita contro la Wild e fin qui va bene, il problema è che se i livelli sono l'unica difficoltà aggiuntiva che è stata fatta a questa ROM, penso che non la continuerò dopo oggi. Perché io pensavo ci fosse una difficoltà artificiale, ovvero veramente i giocatori sono più forti e non è solo il livello. Se invece devo per forza arrivare al livello della squadra avversaria per vincere la partita perché il livello più basso ti fanno nero, allora penso che la stopperò oggi. C'è Gabi, va bene, proviamoci. Vediamo quanto è forte l'Umbrella, perché se è solo il fattore dei livelli, eh sì. La prossima sarà a 30 la squadra, tutta. La Wild. Vabbè, ce la giochiamo così allora questa. Poi più... non lo so, ragazzi. Mi sconfinfera poco poco, perché conta solo il livello a quanto pare e non mi piace sta cosa. Pensavo ci fosse una difficoltà aggiunta, sai, magari nuove mosse. Mettere personaggi di altri capitoli non è un valore aggiunto alla difficoltà. Difficoltà rimane quella, è una cosa più estetica che altro. Oh, la palla qua più che altro vola più lontano, non lo so. Vorrei provare a tirare senza tiro, ma devo vincere. Quindi lo faccio lo stesso. Bel fire tornado. E vediamo se facciamo gol. Ecco, lei avrebbe usato la parata questa top, quindi ho fatto bene. Magari poi si riesco a segnare con Max. Max però intercetta, attenzione. Corri Max, bravo. Bravo, perché ha intercettato. Il back tornado e possibile gol, eh? Non è male come potenza. Però, ah, gol. Gol di Max. Beh, siamo sopra il livello 20 con tutti ora, in più o meno, eh. E dopo vinta questa. Che bello, che bello. Oh, per Axeru. Accelera, Axel! C'è nel tuo nome accelerare! Hit Takuru! Bene, bene. Questa poi c'è anche la cinematic quando la usa contro l'Alius Academy. Se non sbaglio era la Gemini Storm, sì. O Gemini. Visto che è un nome inglese. Dai, questo è gol, dai. Con Fired Up siamo tutti quanti bollenti. Siamo scottati. Grande 3-0, baby. Direi che era ovvio il risultato. Bravo, bravo, bravo Mark. Bravo. Bravo, te lo meriti. Ed eccoci qua alla partita contro la Wild Junior High. Bello. Beh, però... Una scuola con un albero nel bel mezzo, così grande, poi non penso che approverebbe, sarebbe approvato da qualsiasi scuola mondiale, tranne gli aborigeni forse, però oh, mica male, dai. Oh, mo mi diverto. Oh, qua. Ma ce ne sta qualcuno che è originario di questa squadra? Livello 39! Ah, ma chi è sta gente? Ma che è? Ovviamente il portiere è sempre il livello più alto perché deve parare. E gli attaccanti anche a livello alto perché devono segnare. Vada come vada questa partita, no, mi fermo qui. Non è giocabile sto gioco. Va bene che ho scelto la difficoltà, tra virgolette, più alta, ma se la difficoltà è solo aumenta di livello e basta per sconfiggere gli avversari, mi dispiace, ma no, non ci tengo ad andare avanti. Alla fine dovrei solo allenarmi. E ne vale la pena? No. Non ne vale la pena perdere tempo ad allenarsi. Usa i cheat! Non c'ho voglia. Vediamo un po' se facciamo gol a K, vai. Abbiamo il back tornado. Shadow ha imparato il dark tornado, quindi potrei provare a tirare anche con Shadow. Però dobbiamo fare il trampolino in Azuma. Sì. Forte K. Sta quasi al 40 praticamente. 39, 40 stiamo lì, il livello. Non è che un livello fa la differenza, ma in Inazuma Eleven.
Lo fa volentieri, lo fa. Eccolo, eccolo. Andiamo, Jack! Vai. Dai. Inazuma, drop! In giapponese è otoshi. Catapulta dovrebbe essere otoshi. Non ne sono sicuro. Allora, il portiere in realtà questa poteva pararla, però il gioco la codifica in modo da farla essere invincibile, solo per questa volta. Quindi se magari la rifacciamo potrebbe pararla. Ma non mi pare che abbia PT sufficienti per farcela il portiere. Non dovrei farmi fare gol. Non che non ci riescono, ma che non dovrei farlo fare io a loro. Ho paura. Questo c'è banana shoot, tiro a banana c'è questo. Vediamo un po'. Se era a merangola era meglio. Ah, non fa il tiro a banana? Mark, fatti superare da questo, mi raccomando. Fuori. Allora anche loro sbagliano. Quello fa il Donkey Kong, fa lui allora. Vai, go, Dohando! Ma lui fa il tiro scimmiesco? Mark, te lo dico da amico. Va a cagare. Beh, ci sono 16 livelli di differenza tra Mark e l'attaccante. Non c'è una vera difficoltà che scala in qualche maniera artificiale che hanno fatto apposta per la ROM. Non c'è. Tutto si riduce al livello. Sempre è stato e sempre sarà. Infatti, non sono neanche sicuro di riuscire a fare gol al portiere. Perché come ho detto, il trampolino in Azuma fa gol perché deve fare gol in quel momento. Se lo rifaccio è capace che non va in porta. No. Se devo fare gol, devo provare il trampolino in Azuma. Non posso sprecare i punti, no? Tu che dici? Tiro a banana! No, basta, no, non è possibile. No, non c'ho voglia di fare altri 10 ore di allenamento per portare dagli 30 tutti quanti, non c'ho proprio voglia. Mi dispiace, ma finisce qui, me ne lavo le mani, addio. Tiro a banana!